ritroviamo qua scritte le stesse cose che abbiamo appena detto, cioè che con il suo famoso esperimento con le particelle alfa, Rutherford dimostra che la carica positiva dell'atomo è concentrata in un nucleo piccolissimo, l'atomo è praticamente vuoto, e questo perché le particelle alfa alcune venivano scatterate, cioè respinte all'indietro. Elaborò quindi Rutherford il modello planetario dell'atomo. Per studiare il modello planetario concentriamoci, come si concentrò anche lui, sull'atomo più semplice di tutti, quello che ha un elettrone solo, e quindi l'atomo di idrogeno. Più in generale vengono studiati gli atomi cosiddetti idrogenoidi. Sono gli atomi che hanno un solo elettrone. In questo disegno, per esempio, vediamo quattro atomi idrogenoidi, che sono l'elio 3 e l'elio 4 ionizzati una volta, il litio ionizzato due volte, il berillio ionizzato tre volte. Perché idrogenoidi? Perché nel nucleo hanno più di un protone. In particolare l'elio 3 e l'elio 4 hanno due protoni, che sono qui colorati in verde, quindi numero atomico Z uguale 2. Il litio ha tre protoni, 3P, quindi Z uguale 3, e il berillio ha quattro protoni, Z uguale 4. Il numero atomico è riportato anche qua, 2, 2, 3 e 4. Poi l'altro numero è il numero di massa, vuol dire che qui ci sono tre nucleoni, quindi ci sono due protoni e un neutrone, qui elio 4 i nucleoni sono 4, quindi due protoni e due neutroni, i nucleoni qui sono 7, 3 protoni e 4 neutroni, e i nucleoni qua nel berillio sono 9, 4 protoni e 5 neutroni. I neutroni non sono importanti in questa nostra discussione, è importante capire che questi non sono atomi di idrogeno, sono elio, litio e berillio, hanno quindi numeri atomici maggiori di 1, 2, 3 e 4, ma hanno un solo elettrone, perché normalmente l'elio ha nello stato neutro due elettroni, avendo due protoni nel nucleo ha due elettroni, ma se viene ionizzato una volta positivamente vuol dire che è stato strappato uno dei due elettroni, è rimasto uno solo e quindi è diventato un atomo idrogenoide perché ha un elettrone solo. Il litio nello stato neutro ha tre elettroni che vanno a compensare i tre protoni positivi, ma è stato ionizzato due volte, sono stati strappati due elettroni e è rimasto soltanto un elettrone. Lo stesso il berillio, ionizzato tre volte, ha perso tre dei suoi quattro elettroni, è rimasto un elettrone solo e quindi sono diventati tutti atomi idrogenoidi. Dunque gli atomi idrogenoidi hanno un solo elettrone, il nucleo può contenere anche più protoni, quindi Z uguale 1 è l'idrogeno, da 2 in poi sono gli idrogenoidi. E qui ci sono gli esempi che abbiamo appena visto. Quindi si comincia a studiare con la fisica classica, la meccanica di Newton, il modello atomico di Rutherford applicato agli atomi idrogenoidi. Studiare le proprietà fisiche dell'atomo idrogenoide vuol dire studiare le proprietà dell'unico elettrone rotante, e in particolare di questo elettrone bisogna studiare il raggio orbitale, cioè la distanza dal nucleo centrale, per esempio il periodo, come vediamo in questa immagine, la frequenza, la velocità con cui orbita l'elettrone, la velocità angolare, la quantità di moto, il momento angolare, l'energia cinetica, l'energia potenziale elettrostatica e l'energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e potenziale elettrostatica. Quindi studiare tutte le proprietà fisiche di questo elettrone in moto circolare uniforme intorno al nucleo, dove sono presenti Z protoni, quindi la carica del nucleo è ZE. In pratica si dimostra che tutte le grandezze fisiche, energia, velocità angolare, momento angolare, frequenza, eccetera, eccetera, dipendono tutte dal parametro, dall'unico parametro variabile che è il raggio orbitale. Nel modello di Rutherford dell'atomo idrogenoide l'elettrone può stare a qualunque distanza dal nucleo. È un modello cosiddetto continuo e per ogni distanza scelta, per esempio se l'elettrone ruota a questa distanza qui, di conseguenza avrà una certa energia cinetica, potenziale elettrostatica, una certa velocità, e insomma sono fissati tutti i valori delle altre grandezze fisiche. Se noi cambiamo il raggio orbitale, perché l'elettrone può trovarsi a qualunque distanza dal nucleo, per esempio se l'elettrone ruotasse a una distanza metà di quella che ho disegnato qui, cambierebbero di conseguenza tutte le altre grandezze fisiche, avrebbe un'altra energia cinetica, un'altra energia potenziale elettrostatica, un'altra velocità e così via. In particolare andiamo a studiare il valore dell'energia meccanica dell'elettrone orbitante.
energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale elettrostatica. Si può dimostrare, i calcoli sono mostrati in un video a parte, che l'energia meccanica dell'elettrone orbitante dipende dal raggio ed è inversamente proporzionale al raggio orbitale, cioè alla distanza dell'elettrone dal nucleo. Quindi è rappresentata da un ramo di iperbole che è questo. Si tratta di valori negativi, come si vede da questo segno meno, ma è anche logico che l'energia dell'elettrone sia negativa, perché noi sappiamo che l'energia meccanica, che è qui indicata più semplicemente con E, è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale elettrostatica, e sappiamo anche che l'energia cinetica è un termine positivo, quella potenziale elettrostatica è un termine negativo, e se vince l'energia cinetica, cioè più intensa dell'energia potenziale elettrostatica, vuol dire che il risultato di questa somma algebrica è positivo, e l'energia meccanica positiva corrisponde agli stati liberi, gli stati cosiddetti slegati. In quanto l'energia cinetica è un termine che slega il sistema, vuole separare l'elettrone dal protone, dal nucleo, mentre invece l'energia potenziale elettrostatica è il termine di legame, un termine negativo che vuole trattenere l'elettrone in orbita intorno al nucleo. Nel nostro caso l'atomo di idrogeno o idrogenoide è uno stato legato, quindi deve vincere l'energia di legame negativa. Infatti si può dimostrare che l'energia cinetica vale la metà dell'energia potenziale elettrostatica in modulo. Quindi alla fine è giusto che l'energia meccanica complessivamente sia di segno negativo, perché sta a indicare uno stato legato. Quindi abbiamo che l'elettrone si può trovare a una distanza qualunque r dal nucleo, per esempio se l'elettrone si trova in questo punto, la sua energia meccanica è un valore più negativo, che se invece l'elettrone si trova per esempio a quest'altra distanza maggiore di prima, dove l'energia meccanica è un valore un po' meno negativo. E si vede anche che più l'elettrone si allontana dal nucleo fino ad andare a distanza infinita, e più questa energia meccanica diventa sempre meno negativa fino a portarsi al valore zero. Vuol dire che l'elettrone si sta liberando dall'atomo, e infatti la sua energia meccanica diventa sempre meno negativa. Quando diventerà zero vuol dire che l'elettrone è libero e si trova a distanza infinita dal nucleo. Inoltre, sperimentalmente, si conosceva l'energia di legame, meno 13,6 electron volt, dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, e questo significa che per estrarre l'elettrone dall'atomo di idrogeno bisognava fornire 13,6 electron volt. Allora, facendo la formula inversa di questa formula qui dell'energia meccanica, ponendo l'energia pari a meno 13,6 electron volt, si poteva ricavare il raggio a cui corrispondeva questo valore di energia, cioè il raggio dell'orbita dell'elettrone nell'atomo di idrogeno. E facendo i calcoli, che sono mostrati a parte in un altro video, si trova che questo raggio dell'elettrone nell'atomo di idrogeno vale circa mezzo angstrom, 0,53 angstrom, che poi verrà chiamato il raggio di Bohr. E qui già emerge un problema che riguarda il modello atomico di Rutherford, e cioè, se l'elettrone può stare in realtà a qualunque distanza dal nucleo, da 0 fino all'infinito, come mai invece tutti gli atomi di idrogeno sono tutti identici tra loro e l'elettrone è sempre a una distanza di 0,53 angstrom in tutti quanti? Ci si aspetterebbe invece di trovare tanti atomi di idrogeno tutti diversi tra loro, uno che ha l'elettrone più vicino, uno più lontano. Di conseguenza un atomo che ha bisogno di un certo quantitativo di energia per estrarre l'elettrone, magari un'energia maggiore rispetto a un altro atomo che ha bisogno di un'energia minore perché il suo elettrone è più lontano dal nucleo. E invece gli atomi di idrogeno sono tutti uguali, l'elettrone si trova sempre a 0,53 angstrom e l'energia corrispondente è sempre la stessa, meno 13,6 electron volt. Ecco, questo è uno dei tre grossi problemi che mettono in crisi il modello atomico di Rutherford, che infatti soffriva di tre gravi problemi di salute il modello atomico di Rutherford. Noi abbiamo visto il terzo grave problema, cioè non si spiega perché gli atomi di uno stesso elemento chimico, in questo caso abbiamo detto l'idrogeno, perché dovrebbero essere tutti identici tra loro.
invece che tutti diversi, dal momento che l'elettrone potrebbe orbitare in teoria su qualunque orbita, a qualunque distanza dal nucleo. E invece gli atomi sono sempre tutti identici, gli atomi che appartengono a una stessa specie chimica come quelli dell'idrogeno. Un altro importante problema di salute del modello di Rutherford era che l'elettrone in orbita è una carica accelerata. Infatti, e muovendosi di modo circolare uniforme, subisce l'accelerazione centripeta. Ma secondo l'elettromagnetismo classico, le cariche accelerate devono irraggiare onde elettromagnetiche, cioè energia elettromagnetica, in base a un meccanismo chiamato Bremsstrahlung, che vuol dire irraggiamento per frenamento. Di conseguenza l'elettrone dovrebbe perdere energia meccanica e collassare sul nucleo in un tempo brevissimo. Qui vediamo l'elettrone che, emettendo questa energia elettromagnetica, deve diminuire la propria energia meccanica, perché è da lì che la prende l'energia per poi irraggiarla in forma di onde elettromagnetiche, e quindi deve spiraleggiare perdendo energia meccanica e cadere progressivamente poi piano piano sul nucleo, ma neanche tanto piano piano, perché in base a calcoli che venivano fatti in quel periodo, se non sbaglio, si parlava di un tempo brevissimo di caduta sul nucleo, diciamo per esempio un miliardesimo di secondo, e non si spiegava come mai potessero esistere atomi stabili. Oggi noi sappiamo che gli atomi di idrogeno sono stabili, non decadono, vivono anche per diversi miliardi d'anni e quindi non vivono soltanto per un miliardesimo di secondo. Quindi questo era un altro grosso problema, la possibilità per un atomo di rimanere stabile senza che gli elettroni cadessero sul nucleo perdendo la loro energia meccanica. Infine, il terzo grave problema del modello di Rutherford è che quando gli atomi, per esempio prendiamo gli atomi di idrogeno all'interno di un gas, dell'aria, di qualsiasi altro ambiente, si urtano continuamente tra loro a causa dell'agitazione termica, noi ora sappiamo che rimbalzano contro le pareti, rimbalzano tra di loro, ma non si rovinano, non si modificano, non si rompono, non si disgregano e mantengono inalterate tutte le loro proprietà. Invece, se gli atomi si comportassero veramente come sistemi planetari in miniatura, allora anche le più deboli interazioni tra loro fra due atomi diversi porterebbero alla disgregazione dell'atomo, cioè l'atomo non potrebbe sopravvivere agli urti con le pareti e con gli altri atomi, mentre invece sappiamo che resistono a urti anche che avvengono a velocità di migliaia di chilometri al secondo a causa dell'agitazione termica. Quindi il modello atomico di Rutherford, modello planetario, ha grossi problemi di sopravvivenza. Per questo motivo verrà superato dal modello atomico di Bohr attraverso la quantizzazione.